Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Come vedete sono, come dire, piena di confezioni terminate di prodotti di vario tipo, sia per la casa che diciamo per la skincare. E niente, volevo girarvi insomma un video, come dire, recensione di questi prodotti, perché con alcuni mi sono trovata bene, con altri veramente male. Quindi volevo un attimo farvi vedere i prodotti terminati e dirvi un po' come mi sono trovata. Allora, ecco qui, iniziamo col peggior prodotto, credo, di questa miriade di prodotti finiti, che è la candeggina della Dexal, che ho comprato da Eurospin. Ho trovato questa maxi confezione da 5 litri, perché io ne consumo veramente tanta. Generalmente compro quella da Lidl, la classica, però insomma mi trovavo da Eurospin, mi serviva la candeggina e quindi ho comprato questa. Che dire, non smacchia, veramente una cippa. Assolutamente l'ho terminata tutta utilizzandola per lo scarico del water, quindi non vedo nessun altro uso. Praticamente l'ho consumata per sbiancare il water e basta, ecco. Questo è stato l'unico uso utile che ho trovato, perché l'ho provato a utilizzare in lavatrice per i panni, perché io per alcuni panni bianchi utilizzo un tappino di candeggina durante il lavaggio per togliere alcune macchie, ma assolutamente non si è tolto niente, là erano e là sono rimaste, cosa che invece succede insomma con la candeggina Lidl. Quindi niente, assolutamente bocciatissimo. Poi, sempre d'Eurospin, questi sono gli unici due prodotti, sì. Questo disgorgante, che è il, come dire, la brutta copia, la bella copia, come la copia di quello, diciamo, della nota marca. Io mi trovo veramente bene. E il costo è meno di 1,10€, credo 1,20€, non costa moltissimo. Poi questo balsamo della Splendor, che io compro e finisco da anni, che è uno dei pochissimi balsami totalmente eco-bio, comunque con buon inci, costa circa €1,09 ed è veramente buono. Per quanto riguarda gli inci, diciamo che è buono solamente questa linea al cocco e non tutti gli altri, però io mi ci trovo veramente bene, quindi questo è promosso. Poi ho finito il mio smacchiatutto, che per me è un po' come l'ossigeno, cioè questo toglie qualunque macchia, in qualunque capo, colorato, bianco, cioè con lui non esiste l'incertezza. Lo compro da molti anni, costa, non mi ricordo, circa 2 euro insomma. È praticamente fatto con questa spugnetta in plastica, che vi permette di far uscire il prodotto e di strofinare allo stesso tempo. È veramente fenomenale. Qualunque macchia di sugo, ho tolto macchie di sugo delle magliette bianche, insomma qualunque cosa con questo va via, quindi è finito, super promosso e anzi devo andarlo a ricomprare. Poi questo detergente sgrassatore multiuso della V5, che compro da Lidl. Io lo utilizzo per il piano cottura, diciamo per lo più per la cucina. Mi ci trovo abbastanza bene per il costo che ha, costa tipo 1,19 euro, centesimo più centesimo meno, comunque diciamo che il costo è quello, è 750 ml, e io mi ci trovo abbastanza bene. Certo, non è come un altro prodotto che vi sto per far vedere, però comunque mi ci trovo abbastanza bene. Questo assolutamente è il mio top dei top per quanto riguarda la pulizia di bagno, cucina, piano cottura, fornelli, qualunque cosa. Per quanto riguarda, quando si è detto che era il calcare, qualunque cosa, io con questo praticamente mi trovo veramente bene. Solo che siccome lo trovo raramente in offerta, quando non trovo in offerta questo, prendo questo qua che vi ho fatto vedere e insomma, come dire, colmo la mancanza con quello, ma questo assolutamente è il top dei top. Infatti l'ho finito, spero in qualche offerta, quando generalmente la trovo ne compro tipo 4-5 flaconi e li tengo in casa, perché è veramente... Poi ho terminato il famoso coccolino,
che esiste non so da quanti anni, ma io me lo ricordo da sempre, che ultimamente non mi sta piacendo poi tanto, perché sembra abbastanza liquido, troppo allungato e boh. Cioè, però sto cercando, come dire, altri sostituti, diciamo, validi. Ecco, però comunque questo rimane sempre un buon prodotto, però non mi piace più così tanto. Poi ho terminato il piatti della V5, sempre comprato da Lidl. Questo per di 3,5, io avevo trovato delle offerte e ne avevo prese 3, tipo 3x2, insomma, da Lidl, con 3 euro qualcosa ne avevo comprate 3 confezioni. Non mi è piaciuto tanto, sgrassa poco, quindi assolutamente non lo ricomprerò più. Comunque, diciamo, ne ho promosso e ne ho bocciato. Assolutamente il prodotto che mi ha deluso di più dopo la candeggina dell'Eurospin è questo prodotto della Dosi, comprato da Lidl, ipoallergenico, ammorbidente e concentrato. Che di concentrato ha veramente poco e niente. Mi sono, come dire, fatta incantare da un video che ho visto su YouTube, non mi ricordo sinceramente se era un video di Tremenda 79, insomma, non vorrei dire una cavolata, comunque se lo ritrovo ve lo lascio qua sotto nell'info box, che parlava bene di questo detersivo, non mi ricordo sinceramente, ecco, non vorrei dire una cavolata, di questo ammorbidente, e quando sono da Lidl l'ho visto, insomma, era un euro e qualcosa, ho detto, beh, se è concentrato sarà buono. L'ho finito in una settimana, 10 giorni, insomma, mi è durato veramente veramente pochissimo. Aprendo così il tacco, l'odore è paradisiaco, molto delicato, non nauseante, però veramente quando ho utilizzato nei panni praticamente non si sente spento, quindi mi sa che non lo ricomprerò più. E con questo è tutto, spero che queste mie recensioni vi siano utili, insomma, per evitare o per confermare magari degli acquisti per comprare determinati prodotti. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!